La settimana nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare rappresenta un importante appuntamento annuale ed è promosso dall'Ufficio di Pastorale Familiare della CEI. Anche quest'anno tante famiglie si sono riunite alla Domus Pacis di Assisi e hanno avuto occasione di confrontarsi, vivendo momenti di riflessione, anche grazie ai tanti interventi di rilievo. Tra i relatori molti i nomi di spicco, da Monsignor Nunzio Galantino al professor Alberto Melloni, passando da Monsignor Erio Castellucci e Maurizio Gronchi, solo per citarne alcuni. Giornate intense dove i coniugi hanno tracciato strade di felicità alla luce dell'Amoris Laetitiae di Papa Francesco. Siamo stati chiamati in questo fine settimana a percorrere strade di felicità che in qualche maniera ci coinvolgono come famiglia e siamo coinvolti anche come operatori pastorali a proporle a quelle famiglie che vivono anche delle criticità e dei problemi. Le strade di felicità che non sono una cosa a sé stante dalla famiglia, non sono una cosa lontana, ma che invece sono veramente nell'essenza dell'esperienza della famiglia cristiana che ha incontrato il Signore. Come famiglia abbiamo una responsabilità, quindi, quella di portare, le famiglie all'incontro con Gesù in un percorso di felicità, non nascondendo le nostre fragilità, ma probabilmente proprio in questa testimonianza di questi problemi familiari vissuti quotidiani che riusciamo ad essere veri, credibili e in qualche maniera riusciamo a non essere neanche distanti verso quelle persone che forse vivono questi problemi con tanta drammaticità, con tante problematiche. È stata un'esperienza positiva, soprattutto perché per noi era la prima volta che partecipavamo a queste settimane di studi. Ti permette di affrontare certe tematiche che non ti capita di affrontare tutti i giorni e soprattutto di vedere e ascoltare il modo di pensare e Di approcciarsi a queste approcciarsi tematiche da da parte di parte anche. altre persone, quindi con visuali diverse che vengono da ambienti diversi dal nostro, da quello della nostra diocesi o della nostra parrocchia. Molto importante è stato il confronto anche diretto, no? Con persone che non conosci, che ti portano la loro esperienza, quella che è la loro realtà magari diocesana o parrocchiale, che quindi sicuramente ci saranno d'aiuto anche nel nostro lavoro con i fidanzati, per cercare sempre di più di migliorare, diciamo, quello che possiamo apportare a loro per accompagnarli appunto fino al matrimonio.